adesso Gargiulo con la flotta. Pesaresi, poi Sinaniez Murato, seconda occasione per Milano, si torna da Sinaniez, questa volta Barthélemy Sinaniez chiude il punto. Ferretti. Esatto, poi sai, uno contro uno sei quasi sempre, col primo tempo. Qui picchiaforte a servizio ci arriva Rizzo, allora Nelli chiamato all'attacco, Murato ancora una volta. Gabriele Nelli sta facendo fatica adesso un po' vivo. Questo è fondamentale, arrivare a 6 punti di vantaggio. Adesso Basic riceve il servizio di Cineniez, chiamato ancora Nelli, che non riesce addirittura ad attaccare questa volta, regalando una frivola a Milano che prova a sfruttarla con Jaschi, tocco morbido. Cineniez per il primo set point, prova a forzare a servizio Nastro, ci arriva Saitta, allora deve alzare Rizzo col bagger, dall'altra parte c'è Basic che tocca morbido, la tiene viva Jaschi, poi Patrick cerca di mettere in difficoltà Vivo mandando di là il pallone, non funziona bene, allora alla fine Milano perde questa prima occasione. Vedere questa sfida, visti i due giapponesi che potrebbero essere in campo. Qui picchia forte Nelli, però manda lungo. E quindi su questo errore di Vivo Milano ringrazia, si porta a casa il primo set. 15-9 comunque il punteggio. Milano non si ferma in qualche modo, continua ad andare avanti. Poi Cineniese, il tocco del nastro e anche la fortuna arrivi a Milano. Il cambio di Vivo e Flavio può servire sul 16-10. Il suo flot spiove Ishikawa per Porro e poi il primo tempo di Piano. Adesso Matteo Piano, la palla float teso, Nelli cerca un'altra palla morbida ancora una volta di intelligenza Nelli. Il muro invece così sta trovando più spazio, 19-15, il servizio di Candelaro insidioso, Milano in qualche modo prova a rispondere con Patry e la palla che poi si perde. Adesso serve Porro, molto forte, ma risponde bene alla ricezione di Vivo. Poi manda l'attacco Nelli che buca il muro, ma Milano può rispondere con Patrick. Attacca forte in parallelo e poi ancora una volta Cineniez. E Cineniez chiude il punto. 21-15, Porro al servizio. Tagliato, ci arriva bene From, poi Saitta, palla per Flavio che era altissimo. Altissimo. A servizio Nelli, adesso deve picchiare il numero 17. Picchia forte, ci arriva Jaschi, allora Ishikawa riesce a chiudere il punto, la Donno Calipo non sfrutta. Pronto a servire, va forte, ma Rizzo risponde presente, poi Saitta dall'altra parte a cercare Basic, attacca di prepotenza sul suo ex compagno di squadra. Prontamente portato dalla regia, che ringraziamo, intanto 22-17 Basic serve tagliato. Jaschi per Porro, Cineniez Murato, ma la palla rimane buona, deve regalare la free ball però Milano. Allora Saitta cerca Flavio ancora una volta, il brasiliano chiude il punto per Vibo. Tagliato, facile preda di Flavio che però sbaglia, allora Piano la regala ai compagni, allora il duo Porro-Jaschi chiude facile il punto, 24-18. Anche questa volta la prima palla set del parziale capita sul servizio di Cineniez, che prova ad andare su From, che risponde bene, poi Saitta a cercare Nelli che arriva di potenza, trova il fondo del campo, prima palla set annullata, 24-19. Io credo con Saitta davanti Il flotta. la palla dovrebbe andare all'americano. No, invece il E invece giapponese. Ishikawa che chiude una pipe. 1-2, Flavio torna a servizio, Ishikawa un po' in difficoltà ma ci arriva, poi Porro, Jaschi con l'aiuto del muro. Coi piedi sopra la riga di zona 6. Un altro flotto di Flavio, questa volta però Milano al servizio Cineniez, riceve Maurizio, poi Saitta a cercare proprio il numero 5 che attacca forte, quasi cercando il money out, poi la recupera Porro, deve attaccare Jaschi ancora morbido, ancora Jaschi, come allora è stata l'andata. Qui intanto il servizio di Milano, Saitta una mano, arriva From, il salvataggio di Porro, poi Ishikawa con Jaschi che cerca una palla spinta, non trova il campo, anzi sì perché la palla l'ha toccata. E qui intanto la regia che ci ha fatto vedere anche il cartellone per Yuji Nishida e qui l'ace intanto. 7 punti da recuperare, sembrano tanti ma Saitta va a servire per incidere. Allora Ishikawa, mamma mia. Da applausi questa pipe dietro proprio, bravo Paolino Porro, ma... Ricezione poi attacco da manuale del giapponese 18-10, serve Patry. Maurizio poi Saitta deve recuperarla con una mano, in qualche modo Candelaro la tiene viva, poi Porro a cercare Piano, Murato fuori. E allora Matteo Piano porta a casa un altro punto. Eh sì, era capitata a Jean Patrick e qui tira fuori un altro grande servizio con Maurizio che questa volta in tuffo ci arriva bene. Poi Basic
morbido, Patry, poi cercato Piano che va morbido, ci arriva Rizzo. Bravo, in tuffo, poi l'attacco in diagonale di Maurizio, non trova il campo, regala un altro punto a Milano. Adesso Maurizio al servizio, questa volta picchia forte, già Skipper gli risponde, poi Patry attacca sulle mani del muro, ancora un punto dell'Allianz. Parte il numero 17 dell'Illinois, forte, trova un ace con Rizzo che prova a arrivarci in tuffo, non riesce a tenerla. 22-11, picchia ancora forte Jaschi, questa volta Rizzo è perfetto, palla in mano a Saita che va da From, difesa in qualche modo da Jaschi, poi Ishikawa, che missile! 12 match point a favore di Milano, il primo nelle mani di Matteo Piano, il numero 11 dell'Allianz, ricevuto da Basic, poi murato Flavio, ma una nuova occasione per la Tonno Callipo, ancora con Flavio, lo difende Jaschi, poi in qualche modo deve attaccare da lontanissimo, ma non poteva fare più di così, palla in rete, punto vivo. Parte il numero 10, serve forte Ishikawa, però lo contiene, poi Daldello a cercare Romano, chiude la partita il neo entrato Yuri Romano.